Buongiorno. È questa la dimora di Francesco Colonna? Lo era, ma ora è tutto delle banche. Abbiamo perso ogni cosa. Anche i quadri di Da Vinci? Una minima parte della collezione del signore. Ciò nonostante a me interessano. I 3 dipinti sono stati messi all'asta e acquistati da un mercante di Firenze. Si appresta a salpare Aurora dal porto fluviale. Grazie mille. L'ascensione di Giotto e del braccio sinistro di Sant'Orsola. La processione percorrerà diversi rioni. Il Senato di Roma si appella a tutti i romani affinché facciano attenzione. Meglio tornare a casa. Buongiorno a voi. Vi prego, siate civile. Ezio Auditore. Fatevi trovare al porto al mio ritorno a Roma. Vi mostrerò l'interno della mia nave. Vivi in questo letamaio di città, anziché nella bella Firenze. Come sei caduto in basso? Duccio, non siamo più fanciulli. Guardati attorno. Stavolta non sono solo. E tu invece sì. Sta molto attento. Oh, si sta solo parlando, no? Ho saputo che questa città ha però giovato a tua sorella. Non si decideva ad aprire le gambe a Firenze. Invece adesso non fa altro da mane a sera. Ah! Per Dio! Che fate, gli imparati? Colpitelo! Che Dio! Puoi picchiare! Ma ciò non significa che Firenze ti riaprirà le porte! Fingeva di essere uno di noi, ma sapevamo tutti che eravate degli intrusi. Cari!
Addosso! Adesso ti conviene chiudere il becco e darmi ciò che voglio. I tre dipinti di Da Vinci. Uno è a bordo. Gli altri due sono stati acquistati da un cardinale. Intende mostrarli a un'esposizione riservata ad alti prelati. Come faccio a entrare? E che ne so io? Chiedilo a quella puttana di tua sorella. Sono sicuro che sia andata a letto con un paio di cardinali. Oh! Ma dov'è Marco? Doveva tornare qui dopo aver esaminato un altro quadro di Da Vinci dalle parti del Vaticano. Immaginate, dopo che avremo aperto il Tempio, inizierà il vero Rinascimento e gli insegnamenti di Ermete saranno noti a tutti gli uomini. Pazientate, fratello. Presto scopriremo i segreti di quest'opera. I recenti